Vado? Il caso di cui parliamo oggi è una vicenda umana veramente drammatica. Un uomo, Giovanni Bazzucca, un capo artificiere dell'esercito, stava cercando di disinnescare una bomba 15 anni fa, signori miei, e questa bomba gli è esplosa tra le mani. Gli è esplosa, è saltata, ha perduto, questo ha perso le mani, completamente, volate via. Ebbene, ospedali, chirurghi, operazioni chirurgiche, plastiche, niente. E poi tribunali, cause, per avere un riconoscimento per un uomo che ha perso le mani. I capisci, una mano per una mano, per una mano. No, tutte e due. Un si vuol grattare, il bagno. Niente, un uomo senza mani. Ebbene, signori miei, dopo 15 anni, finalmente Giovanni Bazzucca è riuscito ad avere un riconoscimento. 500 euro mensili. 500, c'è solo, che scusa, che sono 500 euro mensili per un uomo che ha perso le mani? Ma veramente, ma e 5.000 euro di indennità dopo 15 anni di disgrazie. Ma noi siamo qui per parlare con lui, per conoscerlo. Giovanni Bazzucca è qui, andiamo a trovarlo. Eccoci, cari amici, davanti alla casa di Giovanni Bazzucca, vediamo se c'è. Signor Bazzucca? Yeah. Signor Bazzucca? Yeah. Venga fuori, la televisione. La? La televisione! Sta venendo. Buongiorno. Buongiorno. E la televisione, signor Bazzucca? Me? Il nostro pubblico conosce la sua vicenda drammatica, la sua storia terribile. Signor Bazzucca, ma lei si rende conto che casi come il suo si possono contare sulle dita di una mano? E beh, quale? Scusa. Vabbè, è un caso toccante, più che altro. Toccante? Come toccante? Tagliante, a me.